tornare a Piazza di Siena dopo tra l'altro l'anno di stop che c'è stato è sempre una grande emozione. Devo dire, una gioia immensa ed è sempre magico essere qui. Beh, è uno sport particolare, siamo gli unici che ad avere a che fare invece che con uno strumento, un attrezzo, con un essere vivente, quindi cresciamo nell'idea del rispetto, della fiducia da coltivare, di un binomio che deve crescere appunto nel rispetto reciproco, quindi sono grandi insegnamenti e anche devo dire una certa resilienza, diciamo così, perché è uno sport fatto di grandi alti e bassi che molto alla svelta siamo abituati a tollerare. Devo dire che rispetto alle generazioni che vengono mi accorgo che c'è molta più consapevolezza. Spero che la generazione attuale, la mia con tutti i miei meravigliosi colleghi, sia un buon esempio, questo me lo auguro di tutto cuore. Vedo dei ragazzi molto consapevoli, molto responsabili, molto appassionati e motivati. Il nostro è uno sport dove senza passione vai veramente poco lontano. Il nostro sport, l'equitazione, è un bellissimo e unico esempio di parità, reale parità, oggettiva. Siamo l'unico sport dove uomini e donne competono allo stesso livello con un'unica classifica in tutti i campi, in tutte le gare, dalle più piccole alle più grandi. È bello parlarne, per rapportarlo poi alla quotidianità e al mondo attuale. Quindi fiera, come dire, di essere una rappresentante femminile in uno sport molto democratico.